Pesaro, capitale della cultura, viene presa per mano sulle tracce di Ferruccio Mengaroni. Domenica 24 aprile alle 16 e alle 16.30 partirà un doppio viaggio alla scoperta della grande tradizione ceramista della città, accompagnato da Pesaro Segreta e dalle esperienze e i reperti di Biblioteca Oliveriana e Musei Civici. Il 24 sarà molto speciale perché oltre che vedere opere che sono comunque al di fuori del Castiglione, opere della fabbrica prodotte da Mengaroni, aggiungeremo nel nostro tragitto tra i musei e l'Oliveriana proprio delle cose che il turista o comunque quel giorno la persona che visiterà e che seguirà questo percorso artistico di questo artista fondamentale dell'inizio del Novecento pesarese potrà proprio toccare e sfogliare sia dei libri che degli antichi documenti proprio del periodo. È interessante perché seguiremo un percorso filologico poi dello sviluppo della fabbrica Mengaroni fino ad arrivare a purtroppo la sua morte che come tutti sappiamo è avvenuta il 13 maggio del 1925 quando era presente alla Biennale di Arte Decorative a Monza, una cosa purtroppo tragica che ha segnato proprio una cesura a livello storico della ceramica pesarese dove un artista come Mengaroni poteva dare ancora tanto del Novecento pesarese in quest'arte. Partiamo dal Castiglione, poi arriviamo, abbiamo creato una bellissima sinergia con i musei civici, dopodiché poi andremo in Biblioteca Oliveriana. Saranno tre modi di raccontare il Mengaroni con cose da vedere, cose da ascoltare, cose anche da toccare e sarà un bellissimo momento descritto da professionisti. Ci interessa essenzialmente dare la possibilità a tutti di poter conoscere sempre di più e sempre meglio la storia della città di Pesaro, del territorio e anche di divertirsi facendolo, quindi una modalità di comunicazione di quello che noi conserviamo, di quello che noi comunichiamo attraverso insomma strumenti più, che, come posso dire, più divertenti anche, più semplici e sicuramente dedicati a tutti quelli che possono essere interessati e anche in questo caso appunto riferendosi alla vita e alla vicenda ormai nota di Mengaroni siamo andati alla ricerca, alla scoperta di alcuni oggetti, di alcune diciamo alcune chicche che conserviamo, soprattutto anche fotografie perché abbiamo un importante fondo fotografico su cui stiamo lavorando e ne avremo poi insomma modo di parlare anche in futuro e anche e soprattutto cercare di spiegare, raccontare che cos'era il mondo della ceramica che ha portato poi Mengaroni a diventare quello che effettivamente è, quindi facendo anche un percorso un po' a ritroso nella storia appunto importante della ceramica pesarese.